Buongiorno, Zione. Tancredi. Che cosa hai combinato stanotte, eh? Stanotte? Niente di niente, Zione. Sono stato con degli amici. Una notte santa. Non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi giù a Palermo. E chi sarebbero queste tue conoscenze? Tu stesso, Zione. Tu stesso. Ti ho visto con questi occhi a Villa Eroldi, fermo al posto di blocco, mentre parlavi con il sergente. Belle cose alla tua età. E insieme a un reverendissimo, poi. Oh. I ruderi libertini. Beh, dopo tutto, è vero. Mimì? Perché sei vestito così? Che succede? Un ballo in maschera di mattina? Parto fra poco, Zione. Parto fra un'ora. Sono venuto a salutarti. Perché? Dove vai? Non un duello? Sì, un gran duello, Zione. Un duello con il re, con Franceschiello. Vado nelle montagne, a Figuzza. Si preparano grandi cose e io non voglio restare a casa. Dove del resto mi acchiapperebbero subito. Sei pazzo a metterti con quelli? Sono mafiosi. Tutti imbroglioni. Un Falconeri sta con noi. Per il re. Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no. Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui. E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, Zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. A presto, zio. Ritornerò col tricolore. Il tricolore, ah! Vi riempite la bocca con questa parola. Cosa in confronto alla nostra bandiera candida col giglio d'oro? Che cosa sperate da questa cozzaglia di colori? Aspetta! E vedrai che ho ragione. Illusi. Addio, zio. Addio. A presto. Ma che fai? Sussidi la rivoluzione adesso. Grazie, grazie tante, Zione. A presto e abbraccia per me la zia. Tancredi. Concetta. Ritorna presto, sai. Ciao. Ciao, Concettina. A presto. Vai.